I particolari fanno la differenza nella professione come nella vita. È l'insegnamento basilare che Ettore Diana, barman internazionale, ha trasmesso agli studenti dell'Istituto Alberghiero De Gruttola. Diana, già campione mondiale a Pechino nell'ottobre del 2012, famoso per essersi aggiudicato anche 6 record nel Guinness dei primati, l'ultimo dei quali, lo spritz più grande del mondo, è di origini campane. Nato a Casal di Principe, ma da 40 anni risiede in Veneto. Ha voluto dedicare un'intera giornata ai giovani alunni del De Gruttola, presentando la figura del barman, l'attrezzatura dietro al banco bar e la preparazione del caffè espresso, con tutti i segreti che Ettore Diana ha voluto condividere. Il caffè è questo, quello che esce dalla macchina, è l'espresso. Più corretto sarebbe dire un espresso, per favore. Quella è la correttezza professionale anche del consumatore. Mentre invece un buon 90% in Italia, quando va al bar, fa un caffè, ma tutti, Studenti attenti e ricettivi vogliono imparare tutti i segreti di questo mestiere, un mestiere che può dare un futuro a questi giovani. Si può dare un futuro a questi giovani, basta applicarsi con studio, dedizione e passione, seguire una certa vita professionale per far sì che gli altri abbiano quello che tu stai imparando nella vita e trasmetti. Lei durante la dimostrazione ha detto un concetto basilare: io non sono come gli chef degli anni 70 che ho dei segreti, io voglio dare a voi tutti gli strumenti necessari per crescere. È importante questo, no? Sì, è importantissimo, perché i ragazzi non devono sapere che tu non gli vuoi dare un qualcosa, ma devono avere una visione della tua professionalità molto più aperta, perché solo così avranno fiducia del futuro, per far sì che tu gli dai e gli scopri e gli fai vedere tutte le cose che tu hai imparato. Lei da un comune della Campania, Casal di Principe, si è trasferito a Verona, quindi ormai è un veronese doc. Qual è il messaggio che può dare anche a questi ragazzi che vivono comunque in un'area interna del sud Italia? No, io dico che una volta finita la scuola i ragazzi devono andare in giro per il mondo per apprendere, perché la fantasia si apre ancora di più, perché ogni posto, ogni paese, ogni città ti può dare quella fantasia che sviluppa in te la tua creatività. Una giornata come questa è un'occasione fondamentale per far crescere nei ragazzi la passione per quel che stanno studiando in un istituto che aumenta il numero degli iscritti di anno in anno. Una grandissima occasione, perché Ettore Diana è uno dei barman più famosi sia d'Italia che mondiale, e ci sta veramente con il suo dire, con il suo fare, ci sta trasmettendo ai ragazzi e a tutto il personale della scuola il come essere un barman di successo, cioè il fatto che lui sta portando tutti i suoi segreti a disposizione dei nostri alunni fa in maniera tale che veramente questa scuola possa formare in futuro dei bravissimi barman.